so se vedete una scenografia particolare. Chi ci ospita è Edith Comes, una esposizione in questo caso rinnovata di un'azienda che comunque è sul territorio da tantissimi anni. Prima di presentarvi tutto il parterre dei miei ospiti, che intanto già potete vedere, io vorrei ringraziare Beatrice Dolcetti. E la ringraziamo per essere qui con noi, soprattutto siamo qui dentro anche perché è sempre stata che dovesse essere dove appunto si poteva fare anche informazione in maniera particolare, anche decontestualizzata rispetto alla materia principale da noi trattata. Per cui credo che questo sia l'inizio, insomma, di un percorso interessante. Grazie mille. Grazie a te, ringraziamo quindi la Edith Comes di averci ospitato. Intanto potete quindi vedere qualcosa alle vostre spalle, nel caso potete venire semplicemente qui a vedere questa esposizione anche solo per conoscenza e per conoscere questa realtà. Io vi presento intanto gli ospiti che sono con me questa mattina. Partiamo dalla mia sinistra, Roberto Farnesi, forse è quello che ha meno bisogno di essere presentato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Però qui sei in veste, imprenditoriale. Sì. Non quindi quella per cui sei più famoso di volto della televisione. In veste imprenditoriale perché Roberto Farnesi è titolare del Il Ristoro del Parco. Uno dei due titolari, l'altro è il dottor Fabio Armani. Sì. Fabio Armani, che salutiamo. Salutiamo naturalmente Fabio. E il tema infatti di oggi sarà quello di affrontare, cercare di capire meglio verso in che direzione va la zona Porta a Mare d'Arsena Pisana, un quartiere che è soggetto bene o male a una riqualificazione e comunque è oggetto di scelte imprenditoriali importanti in questo periodo e anche urbanistiche da parte dell'amministrazione. Per questo abbiamo invitato anche, qui con noi abbiamo l'ingegner Gaetano Nobile, buongiorno, il microfono se non lo sentono. Buongiorno a tutti. E direttore della Braccianti Edilizia, che esatto, ha investito molto in questa zona, appunto. Sì, abbiamo intrapreso questa iniziativa nell'area Ex Vacis, è un'area dove sorgeva un cantiere di prefabbricati, e che è rimasto poi abbandonato per lungo periodo date le vicissitudini fallimentari dell'azienda che vi operava. Abbiamo trovato ovviamente una situazione complicata all'inizio perché naturalmente l'area era stata occupata da zingari, era un deposito di rottami e di immondizia, in più era un'area che bisognava bonificare sia dall'amianto sia poi successivamente verificare la sussistenza di ordigni bellici rimasti. Addirittura abbiamo fatto anche la bonifica bellica successivamente. Quindi sì, l'amministrazione era particolarmente interessata a questo progetto perché ovviamente quest'area è la presentazione a sud di della Pisa, nostra città. Insomma, della esatto. E quindi sicuramente la riqualificazione di quest'area ha un interesse strategico per l'amministrazione e per noi, per la nostra azienda, insomma, che è storica, diciamo, nel territorio, risalendo al 1890, è un'iniziativa importante, interessante, un po' un fiore all'occhiello. Grazie, passiamo invece alla mia destra. Qui abbiamo le istituzioni invece presenti sul territorio e che insistono nella zona. Qui abbiamo con me l'amministratore unico della Navicelli. Mi hanno fatto notare SRL, non più SPA, cambiata a fine anno passato. Salvatore Pisano, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questo tavolo, a questo confronto, a questo dialogo. Sì. In effetti SRL è cambiato ragione sociale. Navicelli di Pisa SRL, sì, danno molto. Rimane comunque una delle partecipate del Comune di Pisa, quindi un interesse vivo dell'amministrazione locale anche in questa zona attraverso questa partecipata. Sì, in realtà
un interesse dell'amministrazione, una partecipata che definisco viva e per la quale mi sto spendendo, a mio avviso, secondo me, fattivamente e attivamente affinché questo suo essere vivo lo diventi sempre di più. È in una posizione privilegiata, come si diceva prima, si trova praticamente nella darsena, il cuore pulsante della navicella di Pisa, ed ha pertinenza su aree a ridosso della darsena e comunque poi tutta la competenza sul canale dei navicelli, per competenza per la quale probabilmente, spero, un pochino più tardi ne parleremo. Certo, sicuramente. Poi concludiamo le presentazioni con invece padrone di casa per antonomasia, ovvero l'amministrazione pisana. Abbiamo invitato il vicepresidente della commissione urbanistica, Alessandro Tolaini. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere stato invitato a questa bellissima iniziativa. Alessandro, mi confermi che c'è un interesse vivo e acceso dell'amministrazione in questa zona di cui parliamo questa mattina? Allora, interesse, Mario. In previsione subito. Scusami Alessandro, mi piace poco questo microfono. Sì, grazie. Così siamo più tranquilli. Dicevo, forse rappresenta l'area che subirà le trasformazioni più importanti in previsione futura. Come diceva l'ingegner Nobile, alla porta sud di Pisa è la zona dove storicamente erano presenti e sono ancora presenti le attività industriali più importanti, Saint-Gobain, l'ultima rimasta, ma storicamente si parla di Genovali, si parla di appunto di Galazzo, poi ex Vacis, e poi tutti gli altri contenitori che sono sull'Aurelia, che in qualche modo hanno iniziato la trasformazione con appunto la il piano attuativo che in parte è stato realizzato da parte di Saint-Gobain. Quindi, insomma, c'è stato già degli interventi nella zona, spesso fatti però da aziende private, in questo caso come la Saint-Gobain. Esatto, e da parte dell'amministrazione sarebbe opportuno provvedere a un piano urbanistico complessivo, un master plan, che mettesse insieme tutte quelle attività spot che in realtà si sono succedute. Perché? Perché quella zona chiaramente sta cambiando fisionomia, da contenitori industriali stanno diventando la maggior parte commerciali o residenziali. Quello che manca in quella zona è una gestione di un connettivo pubblico, che non si può risolvere solo con un'ipotesi di pista ciclabile, ma sarebbe interessante invece studiarne una consistenza più importante per mettere tutto a sistema. Per cercare una connessione con il centro cittadino, perché stiamo proprio alle porte del centro cittadino. L'unica cosa che va valutato bene sono le criticità legate alla mobilità. Mobilità che sta pressando parecchio soprattutto il quartiere di Porta a Mare, il quartiere storico. Quartiere che sta soffrendo e che anche lì sarebbe interessante studiarne le possibili soluzioni. Ci sono delle situazioni particolari, cito una per tutte, il carico scarico della COP crea dei problemi enormi alla circolazione. Ecco, cioè a volte uno non ci pensa, ma è un quartiere che non era comunque sia abituato ad avere un peso commerciale e un interesse commerciale del genere, e quindi questo insiste sulla viabilità.
e aumenteranno i problemi, soprattutto legati anche alle previsioni future. Io parlo di quelle più immediate, più vicine proprio al quartiere, alla parte residenziale, storica. C'è in previsione uno studentato, la costruzione di uno studentato nell'area ex Motrol. Parla di un carico urbanistico importante. Questo carico urbanistico inteso sia come persone, sia come mezzi. Ovviamente si porta dietro poi un carico. E poi andrà studiato, essendo studentato, anche una viabilità pubblica importante in questo caso. E chiedo adesso a Roberto, che è quello fra i presenti che è sul territorio da più tempo. Pioniere, mi hanno dato del matto all'inizio, perché era veramente una cattedrale nel deserto, lo raccontavo prima all'ingegnere. Sì, era proprio. In che anni è sorto il ristoro? Fine 2011, proprio inizio 2012, anche in un momento non tranquillissimo dal punto di vista economico, c'era una crisi in pieno atto. Ho raccolto un po' di coraggio e ci siamo buttati in quell'avventura lì. Secondo me logisticamente aveva un potenziale enorme. Avevi già intravisto questo? Ah sì, sullo snodo autostrada e superstrada, quindi già quello. Poi dopo è nata IKEA, ma questo tutto. Tutti l'hanno vista completamente all'oscuro che sarebbe nata IKEA, che all'inizio doveva essere, ne parlavamo prima, nella zona di Vecchiano. Sì. Quindi IKEA e il People Mover, anche quello è un'opera piuttosto grande, che poi secondo me nel tempo poi darà anche i suoi frutti, spero, per forza. Non sarebbe veramente un grande peccato, una grande perdita. Hai notato quello che diceva? Mai avrei immaginato anche di fronte che venisse tutto quello che verrà, che sarà una cosa splendida, secondo me, no? Anche con dei camminamenti nel verde, insomma, oltre alla pista ciclabile, insomma, riqualificare. Io posso però dire una cosa, fare appunto, quella lì è la porta di Pisa. Anche dal punto di vista del decoro bisogna stare molto, molto, molto attenti, perché la vivo da 7 anni. È migliorata tanto, le forze dell'ordine ci hanno dato una grande mano, il comune, sicuramente, specialmente negli ultimi tempi. Ma bisogna tenere d'occhio il fenomeno anche della prostituzione, perché la sera, un domani, quando in quella zona uno si affaccia da fuori, no, è importante. Sì, molto importante. Fa parte di tutto il quadro generale, bisogna insomma in qualche modo arginarlo. Sarebbe decoro, bene che la porta di Pisa insomma abbia anche un certo... Chi viene da fuori ti garantisco che segnala questo problema. Per fortuna lì davanti a noi no, ce l'abbiamo visto tanto tempo, ma insomma ce l'abbiamo fatto a noi. Nodo dove c'è la superstrada, dall'Aurelia, insomma, venendo in giù, diventa secondo me un po' complicato. Bisogna intervenire sicuramente su questo. Per il resto, spero che con tutte queste attività che sorgeranno ci siano buone sinergie, cosa che a Pisa purtroppo fino adesso un po' è mancato. Invece, bisogna darsi una mano. Le sinergie sono fondamentali per far diventare Florida un'attività commerciale, un insieme di attività commerciali. Il problema del decoro, per esempio appunto della prostituzione, non hai notato un miglioramento dovuto a, per esempio all'arrivo di IKEA, all'arrivo della parte commerciale tutto intorno? Allora, te l'ho detto prima, sicuramente c'è un miglioramento, le forze dell'ordine hanno fatto, stanno facendo un gran lavoro, sicuramente anche il comune, però no, ancora molto... Siamo lontani. Ancora molto presente, ma anche di giorno, cioè, vengono da fuori ragazzi, da tutta la Toscana e non solo, credo che sia lo store più grande in Toscana questo qua, credo in Toscana sì, quella Toscana poi non vorrei dire, ma comunque vengono in tanti da fuori, e di pomeriggio, ma qui possono testimoniarlo, alle 2 di pomeriggio magari viene la famiglia, bambini eccetera, insomma, ci sono transessuali, ci sono proprio tranquillamente sulla strada, adesso viene il caldo e talvolta anche nudi. No, non è che voglia fare il moralista, però se si facesse fra, voglio dire, ognuno, no? Di un'immagine che diamo della città che forse non è la migliore. Sì, è lì, e quindi bisogna, secondo me, tenere d'occhio questo aspetto, che non è assolutamente da sottovalutare se si vuole riqualificare, come sta succedendo, tutta quella zona con successo. Nobile, dottor Nobile, voi avete dovuto fare molto a livello di bonifica, come diceva prima. Quindi siete intervenuti intanto sul decoro da questo punto di vista. È stata fatta una bonifica ambientale. Microfono, per favore.
rimuovendo tutto l'amianto che ricopriva i vecchi fabbricati. Ecco. Poi abbiamo demolito i fabbricati, erano fatiscenti, assolutamente fatiscenti, e dopo aver demolito i fabbricati abbiamo dovuto fare la bonifica bellica, perché chiaramente siccome i terreni hanno una geologia piuttosto complessa, le fondazioni chiedono qualificate, anche profonde, ovviamente l'idea di andare a beccare con un palo, mentre si batteva un palo, una bomba inesplosa, insomma, non faceva piacere a nessuno. Seconda guerra mondiale queste cose qua. Sì, no? Seconda guerra mondiale, la vicinanza all'aeroporto è stata una zona bombardata. Foto. Avete trovato qualcosa? Non abbiamo trovato nulla, fortunatamente. No. Meno male. Fortunatamente non abbiamo trovato nulla. Ora, ovviamente, la bonifica è stata limitata ai punti in cui si va a scavare, si va a dovete intervenire i pali, voi. Dove interveniamo. Comunque però è stata un'operazione anche, direi, però, costosa per un'azienda che, insomma, decide di fare degli investimenti sul territorio. È stato tutto un investimento piuttosto costoso, e anche i tempi, diciamo, sono stati piuttosto lunghi finora. In Italia non si riesce a fare niente velocemente, perché c'è sempre una stratificazione di leggi, norme, regolamenti, consuetudini, prassi, talvolta fanno fatica ad assumersi delle responsabilità dirette, e quindi perde un sacco di tempo. E poi anche la quantità di enti coinvolte in questa vicenda. Eh, insomma, sì, perché poi lì interviene non solo il comune, non so se lì anche c'è zona di parco, no? No, no, lì, lì c'è il comune, però, la provincia. Salt, la provincia con la FIPI. Dicevamo prima, il coraggio di braccianti è una cosa sorti, perché guarda che è veramente tosta. Sì, non si sa bene dove si inizia, e quando, cioè, si sa quando si inizia, non si sa, sì, quando si finisce. È una cosa veramente scoraggiante, insomma. Cioè, poi però alla fine forse ci abbiamo fatto anche l'abitudine, insomma, siamo allenati, non lo so. Voi è tanti anni, dire, insomma, l'azienda braccianti è tantissimi anni, certo, che sul territorio qualcosa lo saprà come funziona. Però alle volte veramente, insomma, ci sono dei riflessi anche economici, chiaramente, insomma, cioè, ogni giorno di ritardo ha un costo, però avanti. Però bisogna... avete deciso comunque di investire in quella zona, come mai? Beh, come detto, quella zona da un punto di vista strategico è veramente fondamentale. Quindi anche voi, perché... cioè, avete visto in quella zona un sicuramente l'idea di una riqualificazione e, certo, di un... poi dopo oltre a un'altra nuovi settori, perché con una riqualificazione
Ma noi abbiamo iniziato anche dopo di utilizzazione prima che abbiamo avuto questo. Strategica.
Allora, è un nodo fondamentale internazionale, credo di poter dire uno dei pochissimi, quindi grazie che hanno avuto questa urgenza. Allora, la Terra stessa e quindi la società Navicelli insiste in un modale particolarmente dire sostanzialmente, ecco, la sinergia di tutte quelle che sono poi un po' di metri infrastruttura viaria o tra l'altro noi alla Navicelli abbiamo un binario che è operativo e attivo con la stazione centrale e di conseguenza con tutta la rete di RFI. E quindi dicevo, c'è un'intermodalità è un'intermodalità aeroportuale e c'è un'intermodalità dal punto di vista fluviale di conseguenza anche marittima per il capitale con Livorno. E questa realtà avrà un'esplosione, noi io mi nazionale in un abbiamo il modello in questo va a sfruttare strutturale è decisamente a regime, perfettamente a regime, anzi nel senso che noi abbiamo anche un attimo una delle imprese che è lì per potersi insediare. Allora, certo, altro stesso organizzazione, un grado di sviluppo d'area di lunga pena vicina. In realtà, l'inaugurazione del Cile, che sostanzialmente il collegamento è stato realizzato.
necessità di iniziare a fare altro che potrebbe essere io vorrei fare una piccola sulle che sono le potenzialità di Aurelia, però dobbiamo parlare anche di Porto Mare, e dei Canavicelli, che Canavicelli è una importante struttura commerciale e industriale, nel caso di Pepe e Alessandro Ben, sì, ma mi riferisco ai cantieri. Cantieri con questa che è stata oggetto del progetto un pochino di 15 anni fa c'è stata la diffusione, in realtà una 35 d'anni fa di più. Noi abbiamo una via interpoderale che costeggia, decisamente praticabile. Facciamo anche manutenzione perché nel tratto di nostra competenza sì, proprio lungo il canale. Lungo il canale. Ci va da qui. Sì. Lungo il canale. Sarebbe da riqualificare. Non è molto interessante. Sono degli edifici. Allora, certo. Io ho iniziato dei blocchi di incontri l'anno prossimo ci sarà il decennale a gennaio del 2020 con la parte all'interno come facciate anche gli atleti internazionali e nazionali. Ecco, poi ci sono tantissimi virgolette minori solo perché mi sono faccio ha dato tanto il ci mancherebbe a livello proprio diciamo minori a livello di calcio purtroppo, dico sempre nell'immaginario collettivo la rivalta anche questo sport come facciamo fare sì un po' meno di rossi però è diventato famoso anche per molto meno di acqua, no? Certo, c'era il loro certo. È dominante quello altro tema che mi sembra importantissimo che diciamo che la vista è proprio quella per la sua anche per la capacità
cioè vedere subito questa cosa cosa offre. E zona di grande fisico sportivo. Quindi io non so se lo facciamo. Legato al Tango Band, appunto, esatto, che avevamo parlato prima, adesso partire che mi sta per il tiro. Praticamente sì. Sant'Antonio. Quindi, tra l'altro è stato oggetto nell'ultimo anno anche di un allora siamo in chiusura. Che sapete, cioè, territoriali, noi veniamo per questo, io di te è davvero tutto, vediamo come stiamo ancora una volta facendo cose del territorio.